Ci sono nuovi servizi e nuove attrazioni sulla spiaggia di Gela. Dopo le docce pubbliche, i bagnanti adesso potranno usufruire anche delle passerelle in PVC. Il materiale è stato scelto per evitare, come è accaduto negli altri anni, che il legno utilizzato venisse vandalizzato per i falò di Ferragosto. I nuovi camminamenti, che poi verranno ritirati alla fine della stagione estiva per essere riutilizzati nel corso della successiva, permetteranno un accesso alla battigia soprattutto ai diversabili e ai genitori che portano a mare i bimbi in passeggino. Da ieri poi sul lungomare Federico II di Svevia, grazie alla donazione dell'associazione SMAF, è stata collocata una cornice in legno a misura umana che permetterà alle persone di fotografarsi con un ritaglio del paesaggio lanciando l'hashtag Gela in una foto. La struttura, adornata da piante con la dicitura Saluti da Gela, è collocata ad ovest, dove nel tardo pomeriggio si potranno immortalare personalizzati anche i suggestivi tramonti gelesi. Una piccola cosa insieme alle altre piccole cose che stiamo facendo, ma sembra nell'ottica di dare un qualcosa in più alla città. Il fatto di una cornice che possa far inquadrare una porzione di mare, di porto, eccetera, è una cosa carina, niente di particolare. Io semmai ringrazio quei cittadini che hanno voluto donare questo oggetto interessante, a mio parere, che sono l'associazione SMAF di ragazzi che fanno delle cose splendide, hanno fatto anche per la prima volta il presepe vivente a Gela durante lo scorso Natale, e poi la Gelas ha portato i vasi e completerà con le piante. Ma c'è solo il desiderio di offrire qualcosa di diverso in più ai nostri cittadini che fanno la passeggiata sul lungomare. Cioè, nel momento in cui si cominciano a fare foto all'interno di questa cornice, questo è sicuramente un modo per diffondere ciò che di bello noi abbiamo.